Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Al giorno d'oggi la conosciamo tutti per essere una delle presentatrici televisive di maggior successo dell'intero panorama televisivo nostrano. Tuttavia, anche la Carlucci in passato ha fronteggiato alcune avversità, come confessato da lei stessa nel corso di una lunga intervista concessa alla nota rivista settimanale Diva e Donna. In tutta la carriera, non solo agli inizi, ho ricevuto tanti no. Ma bisogna imparare a gestire questi momenti perché se non sei adatto per fare questo genere di lavoro, ha affermato Milly con grande sincerità, alla quale è stato poi domandato se esiste un modo efficace per ripartire dopo le sconfitte professionali. Se si crede in se stessi, nel proprio sogno, bisogna riprendere in mano i fili magari da un'altra prospettiva. Per la conduttrice nata a Sulmona nella prima metà degli anni 50 sta per cominciare l'ennesima stagione carica di impegni sul piccolo schermo. Nella data del prossimo 8 di ottobre ripartiranno le riprese di Ballando con le Stelle, talent show che da molti anni a questa parte regala forti emozioni al pubblico nonché grandi soddisfazioni alla Carlucci. Ballando con le Stelle, un altro pezzo da 90 pronto ai saluti. Ecco di chi si tratta. La prossima edizione del popolare Dancing Show di Rai 1 sarà ricca di novità. Quando manca circa un mese e mezzo all'inizio del programma, Milly sta rifinendo gli ultimi dettagli per realizzare ancora una volta uno show degno delle alte aspettative che il pubblico italiano ha nei confronti dello stesso. Come ogni anno, anche stavolta la presentatrice si sta divincolando tra le varie questioni da risolvere. Dopo l'addio di Vito Coppola, ballerino che tra l'altro ha vinto la scorsa edizione in coppia con la famosa cantante nostrana Arisa, di recente è sopraggiunta un'altra notizia analoga. A lasciare le riprese del seguitissimo format in onda sui canali della TV di Stato sarà Roberta Bruzzone, nota criminologa che dal 2017 ricopre il ruolo di opinionista all'interno di Ballando con le Stelle. L'indiscrezione bomba è stata lanciata da Davide Maggio, il quale però non si è soffermato sulle ragioni che hanno condotto la criminologa all'addio. Al suo posto non ci sarà un personaggio fisso, bensì si susseguiranno dei volti diversi in ogni puntata, a differenza di Alberto Matano che invece è stato confermato anche per l'imminente inizio della 17ª edizione. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.